Giovanni Malinconico, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, al liceo scientifico G.B. Grassi per incontrare Gherardo Colombo. Primo evento per Lievito, la rassegna culturale curata da Rinascita Civile, un incontro tra studenti sul tema della legalità. Sì, beh, mi pare veramente un buon inizio, anche perché quando si parla di legalità si pensa sempre alla efficacia dei sistemi di divieti, ma la legalità non è divieto, il divieto viene dopo, la legalità prima di tutto è quell'insieme di regole che non solo permettono la convivenza, ma soprattutto danno diritti alle persone. Educare alla legalità significa spiegare a tutti che la legge è l'unico strumento che ha chi non ha altro, perché chi ha il potere economico, chi ha il potere sociale, chi ha il potere amministrativo ha altri modi per realizzare i suoi interessi, chi non ha altri poteri ha solo la legge, quindi rispettare tutti la legge significa avere tutti più potere. Ecco, quanto è importante parlare di un tema simile tra studenti, tra giovani? In questo momento è fondamentale, c'è un momento di crisi profonda e di profonda disaffezione verso le istituzioni in generale. Io per la carica, per passione, giro nelle scuole per parlare di legalità e sento questo senso di scoramento nei giovani che pensano che sostanzialmente non gli arriverà nulla o non gli arriverà nulla più dalle istituzioni. Si tratta di spiegare loro che le istituzioni fanno quello che noi costringiamo loro a fare. Quindi se c'è un corpo sociale consapevole e determinato, le istituzioni possono ancora funzionare. Certo, se ci allontaniamo dalle istituzioni ci rimettiamo noi, non le istituzioni che sono corrotte. Questa è un'operazione che va fatta soprattutto in queste aree, ma va fatta un po' dovunque. E sabato c'è stato un bellissimo convegno a Fondi nell'ambito di un certamen in lingua greca, con ragazzi che venivano da tutta Italia sul tema dei cittadini e della cittadinanza. È stato un dibattito fatto con professori universitari di altissimo livello sul tema della libertà, c'è stata una grande partecipazione emotiva dei ragazzi. I ragazzi, se stimolati nel modo adeguato, sanno rispondere come. Il problema non sono i ragazzi, il problema è costituito da chi non lascia loro quello che dovrebbe lasciare.